Oggi, mentre stavo venendo in ufficio qua a Milano insieme a Carlo, ad un semaforo vicino al mio ufficio, un signore abbassa il finestrino sulla cinquantina, mi sputa sulla macchina e mi dice: figlio di puttana, muori! A quel punto lo sapete che sono fumantino, dico a Carlo: scendo, adesso lo ammazzo di botte, scendo. Mi ha toccato mia madre, devo scendere. E Carlo mi dice: guarda, no, stai tranquillo, non ti preoccupare, hai degli appuntamenti in ufficio, siamo già in ritardo. Ecco, questa è stata la scusa per non farmi scendere. Detto questo, quando poi sono arrivato in ufficio tra un appuntamento e l'altro, ho cercato di capire che cosa spingesse un signore sulla cinquantina a dire a un'altra persona: figlio di puttana, muori, a sputargli sulla macchina. Sicuramente questo signore sarà poco intelligente. Però il sentimento, probabilmente, è il sentimento di invidia, ma non invidia costruttiva, invidia distruttiva. E allora, tutte le persone che invidiano, lasciatevi dare dei consigli di una persona attempata, age come me, con la barba un po' bianca e con i capelli nuovi in testa. Prima di tutto è che l'invidia non cambia il vostro stato sociale, perché chi invidia è una persona mediocre. Quindi vivrete nella vostra mediocrità per tutta la vita. Fino a quando continuerete ad invidiare, sarete sempre delle persone mediocri e non succederà niente. Secondo, cosa ancora più interessante, è che se voi mi invidiate, 1, 10.000, 100.000, 100 milioni di persone, la mia vita non cambia. Al massimo devo pulire lo sputo che ho sulla macchina, ma poi rido di voi. Rido di voi, sto ridendo di te. Tu che mi hai sputato sulla macchina, mi fai pena, quindi sto anche ridendo di te. Io ritorno a casa mia con la mia bella macchina, la mia bella casa, la mia bella famiglia, e tu invece vai a casa incazzato con la tua macchina di merda, e non so dove abiti, e non cambierai nulla della tua vita. Terzo punto fondamentale, e questo lo dico sia a chi invidia, ma anche a chi viene invidiato, è che l'invidia distruttiva a livello fisico genera una forza. E quando tu, che sei invidiato, riesci a sfruttare questa forza negativa per dimostrare di essere migliore di quello che una persona che ti ha sputato addosso, pensa, per cui penserai che sono una persona brutta, mi hai sputato addosso, no? Io ti voglio dimostrare di essere una persona migliore. Poi accadono cose incredibili. Quindi sono arrivato in ufficio. Mi hanno chiamato e proprio oggi Rocco Ante e Anna Mena sono al primo posto in classifica dei dischi più venduti d'Italia. Esiste il karma, signore e signori. Male non fare, paura non avere. Quindi sappiate che se invidiate, quello che la vita ti regalerà soltanto merda. E invece per chi si comporta bene, il forziere sarà pieno, zeppo di diamanti. Vi abbraccio, buona giornata.